Incidente mortale nell'Aretino, a perdere la vita è stato un 39enne ed è rimasta ferita una donna di 49 anni. È successo alle 10:27 nella frazione di Mercatale Valdarno, comune di Bucine. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Lucignano, un'ambulanza della Misericordia di Terranova Bracciolini e un'auto medica del Valdarno. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti e i carabinieri di Bucine per i rilievi di legge. Per l'uomo di 39 anni non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso, mentre la donna di 49 anni è stata soccorsa e trasportata all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Due pusher sono stati arrestati dai carabinieri di Cortona in collaborazione con la Polfer di Terontola nel territorio aretino. I due sono stati fermati intorno alle 20 di ieri mentre scendevano dal treno che proveniva da Arezzo ed era diretto a Perugia. All'altezza della stazione di Terontola sono stati fermati dalla Polfer e hanno subito mostrato un atteggiamento sospetto. I due, un 24enne e un 31enne di origini straniere, sono stati quindi identificati e proprio in questo frangente il 24enne ha tentato di darsi alla fuga correndo lungo i binari. Il giovane, inseguito dai carabinieri del NORM, è stato bloccato dopo un breve inseguimento durante il quale alcuni militari hanno riportato ferite e lesioni. I due sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso il 24enne di 600 grammi di eroina e il 31enne di 40 grammi sempre di eroina già suddivise in ovuli. Sono stati quindi arrestati e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 24enne dovrà anche rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi si trovano presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ancora allarme bocconi killer ad Arezzo. L'ultima segnalazione arriva da indicatore in una zona peraltro particolarmente frequentata vista la presenza di un centro commerciale e di giardini dove giocano anche bambini. È la seconda volta, perché già a luglio c'era stato un caso di avvelenamento, non con i chiodi però con era una polpetta avvelenata, però in questo caso si è ripetuto, quindi c'è qualcuno che purtroppo prosegue nel suo intento e ora siamo venuti qui, abbiamo fatto un giro, purtroppo non abbiamo trovato niente e ecco, io dico a tutta la popolazione di tenere gli occhi aperti qui in zona indicatore, di tenere i cani al guinzaglio e di non perderli di vista mentre nelle passeggiate. Un cane qui è stato recentemente operato d'urgenza perché rischiava di morire dopo aver ingerito un boccone di questo genere. Sul posto il personale della polizia municipale, coadiuvato dalle guardie zoofile, ha effettuato un accurato sopralluogo nell'area dove è stata segnalata la presenza di esche avvelenate. Noi siamo a disposizione, collaboriamo con il comune, infatti è stata dopo la richiesta inviata via mail, siamo corsi subito sul posto. Purtroppo non è facile individuare le polpette perché diciamo che in questo caso c'è stato proprio il dolo è evidente. Una vera e propria battaglia per salvare una colonia felina che è ospitata qui in questa area agricola di proprietà di un'associazione che si chiama La Gattara. Siamo a Ponte alla Piera, frazione del comune di Anghiari, Valtiberina, Aretina. Ho acquistato un terreno con delle case dove all'interno c'erano 70 gatti, non miei, quindi credevo che funzionasse come al nord, che vai, fa il riconoscimento della colonia, arriva l'ASL, ti fa le sterilizzazioni, insomma si avvia tutto quello che è il processo della tutela dei gatti. E invece ho aperto un vaso di Pandora, perché qua giù non solo non c'è nessun processo di riconoscimento per i gatti, non riconoscono le colonie, è impensabile avere delle sterilizzazioni, ci sono tante altre associazioni che si sono battute per questo anche negli anni e quindi abbiamo fondato l'associazione per tutelare questi gatti che io avevo intorno a casa. Una scelta, quella di Eleonora, conseguente ai continui episodi di intolleranza nei confronti degli animali. Sono stati uccisi con la carabina 9 gatti, io ho fatto denuncia alla forestale 3 anni fa. Sono stati avvelenati una 20ina di gatti e poi sono stati investiti di recente altri 3 o 4 gatti, sono stati uccisi con la pala, ho dovuto fare qualcosa per tutelare questi gatti, quindi in una situazione di emergenza ho detto che la gente non li vuole,
li sposto in questo terreno di proprietà di mio suocero. Oggi il rifugio accoglie circa 40 gatti, ma dietro alla segnalazione di un cittadino, il comune ha emesso un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio e l'unica strada per l'associazione è il ricorso al TAR con una spesa iniziale di 6.000 euro. Quale abuso stiamo facendo? Quale abuso abbiamo fatto visto che non c'è cemento e non ci sono impianti e siamo in un terreno agricolo di Prato Pascolo? Eleonora preferirebbe una soluzione diversa, prima fra tutti un colloquio con il sindaco Polcri che nella sua campagna elettorale l'aveva coinvolta per uno sportello animali. E solo in quell'anno lì nel comune di Anghiale abbiamo fatto quasi 300 recuperi. Finita la campagna elettorale, lo sportello animale è stato chiuso e ora vogliono abolire, demolire, chiamiamolo rifugio, ma non è un rifugio, è un recinto con una casina, insomma questo ricovero per i gatti. Ora, in questo momento noi abbiamo bisogno che le persone si facciano sentire e che ci siano vicine, proprio perché bisogna fare il cosiddetto un po' rumore, perché ci sono a rischio questi gatti, che un posto non troveranno un altro posto sicuro, quindi abbiamo bisogno che il rifugio rimanga in piedi e quindi abbiamo bisogno poi del sostegno di tutte le persone che si facciano sentire, perché l'interesse c'è, però poi l'interesse deve rimanere vivo nel momento in cui poi il problema si pone e questo è il momento. Ma noi non abbatteremo niente, faremo venire appunto le ruspe, non apriremo i cancelli, sarà responsabilità del sindaco, del comune e dei cittadini che vorranno riliberare questi gatti. Come si sceglie di fare questo mestiere? Guarda, io l'ho veramente scelto perché i miei genitori facevano tutt'altra cosa. Ho deciso che volevo vivere fuori, nella natura e a contatto con gli animali. Imparare il mestiere del pastore, che è sempre più raro, ma anche il sistema di difesa attiva che grazie al contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi consente appunto ai pastori di difendere i propri animali dalle predazioni. Ma la storia che arriva da Prato Vecchio, siamo appunto in Alto Casentino, territorio del parco, è soprattutto una storia di amore. Siamo nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Qui dal prossimo aprile partirà la Shepherd School, letteralmente scuola di pastorizia finanziata grazie al progetto europeo LIFE. Il percorso formativo sarà gratuito. Le iscrizioni scadono il prossimo 28 febbraio. È un mondo difficilissimo, molto duro, duro economicamente, una tragedia. E però sono convinto che più in là va e più una pecora conta come 100, non vorresti perdere niente, ti attacchi, gli dai un nome, è una cosa, gli viene da sé dopo attaccarsi al lavoro. L'obiettivo è la conservazione di alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo. La creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori e allevatori punta anche a contribuire e contrastare lo scarso ricambio generazionale. Questo tipo di allevamento fatto nel rispetto delle regole di conservazione diventa proprio uno strumento, un alleato per raggiungere i nostri obiettivi di parco e quindi aiutare questa attività e dargli elementi anche di conoscenza, di competenza, ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi in maniera non costosa ma anzi producendo un reddito, quello legato alla pastorizia. Ecco perché vi siete accorti che questo tipo di attività stavano sparendo? Sì, paradossalmente il Parco delle Foreste Casentinesi ha un problema, cioè ha poche aree aperte e l'Europa ci chiede di conservarle. Il modo migliore è quello di farci un pascolo intelligente, fatto nel rispetto degli obiettivi di conservazione e questo è il nostro strumento. Ci sono specie animali e vegetali legati a queste aree aperte e la pastorizia ci aiuta a conservarle. Gli appezzamenti di terreno come saranno scelti? Ma ci sono già ditte private che hanno bisogno di successori, poi in parte terreni pubblici che vengono dati in concessione agli allevatori. Contestualmente a questo progetto, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, c'è il sistema di difesa attiva per tenere i lupi lontani dagli allevamenti e dunque consentire queste attività. Il progetto
progetto di difesa attiva, assieme all'Associazione Difesa Attiva e alla Fondazione Capellino, noi forniamo i cuccioli di cane che è un pastore maremmano abruzzese che è stato selezionato per essere aggressivo nei confronti del predatore e per non creare invece problemi agli escursionisti che attraversano i sentieri del Parco Nazionale, e forniamo sia l'assistenza veterinaria che il cibo per i cani. È un'azione importante che contribuisce ad alleggerire appunto gli allevatori ed i pastori di un costo importante da dover sostenere. Io credo che fuori dai confini del Parco Nazionale dovrebbe essere la stessa cosa, e cioè gli allevatori dovrebbero essere sostenuti per quanto riguarda la prevenzione dei danni, e nel caso in cui invece il danno dovesse avvenire, naturalmente ci deve essere un rimborso congruo e veloce da parte dell'amministrazione pubblica. Soltanto così si può continuare a fare conservazione fatta bene del lupo, che è all'apice della catena alimentare, è naturalmente un regolatore di biodiversità, però il costo deve essere un costo sociale della collettività e non soltanto lasciato a carico di chi svolge attività di allevamento in queste zone. Un mestiere, quello del pastore, che è dunque una vera scelta di vita. Questo si capisce bene visitando l'azienda di Gianluca Sestini, dove persino una capretta che preferisce stare nella stalla con le sorelle pecore viene rispettata. Ho 10 capre, 259 pecore, ora ho una marea di agnelli, 3 o 4 mucche che non mi fanno reddito, ma prese perché andavano in macello, sì, proprio per niente, così. Però te l'ho detto, le dura, però gli voglio bene a tutti come se fossero dei figlioli. Dopo 2 anni di Covid e comunque una congiuntura, diciamo, economica complicata, come sta il settore e quali sono i suoi bisogni? Il settore attraversa una fase delicata. Chi in questo momento si trova a frequentare i mercati, ma anche le fiere tradizionali del nostro territorio, vede una situazione di stanca, sia dal punto di vista delle presenze, a volte troviamo ancora numerosi posteggi e concessioni, indipendentemente dalla stagionalità, purtroppo desolatamente vuoti, ma anche dal punto di vista dei visitatori. Il Covid non solo sta cambiando le abitudini agli acquisti, anche quella che era la clientela che normalmente frequentava i nostri mercati. Alla crisi dei consumi si accompagna anche la sensazione di una sempre minore qualità della merceologia offerta. Quello che diamo sostanzialmente è una continua e maggiore attenzione a questi problemi e tempi della politica più rapidi. La categoria degli ambulanti ha bisogno di essere in maniera importante riqualificato, quindi il mercato ha bisogno di una riqualificazione generale. Bisogna intervenire sulle norme, su quelle che ci sono per farle applicare, e anche su altre norme di carattere comunque fiscale, di carattere generale, che devono dare impulso alla ripartenza di questo settore, che come tutti i settori ha scontato e sta scontando una crisi importante dal punto di vista economico, ma che ha scontato soprattutto una fase di stallo che è durata diversi anni relativamente all'applicazione della direttiva Bolkestein, che fortunatamente almeno in Toscana sembra essere stata superata, visto che oltre il 90% dei comuni hanno provveduto a rinnovare le concessioni o comunque stanno rinnovando le concessioni. Ora è il momento di guardare oltre per evitare che questa diventi una categoria marginale rispetto al mondo del commercio e che possa riprendere un po' quello slancio che l'aveva caratterizzata un po' negli anni passati. Secondo voi anche una sorta di concorrenza sleale in questo senso? Ma sicuramente è una concorrenza sleale, perché capisce lei che se io devo pagare determinate tasse del suolo pubblico e accanto a me ho gente che non lo fa, che non lo paga, chiaramente il prodotto lo può vendere a prezzi più bassi. Molti di questi signori che vedete qui hanno preso quello che è il premio Nobel per l'informatica, che si chiama, non a caso, Medaglia Turing. Pier Giorgio Di Freddi sul palco del Teatro Petrarca per spiegare l'intelligenza artificiale. Quando arriverà al livello di complessità di un cervello umano, cosa potrà fare un'intelligenza artificiale?
il matematico, logico, scrittore e saggista con lo spettacolo Intelligenza Artificiale L'Ultima Scintilla è stato il primo ospite di Arezzo Science Lab, il nuovo progetto di Fondazione Guido d'Arezzo e Associazione Lab con Feltrinelli in programma cadenza mensile nei sabati della Fiera Antiquaria. Sono macchine che sono ormai arrivate allo stesso livello di intelligenza dell'uomo e spesso lo superano, per esempio nel gioco degli scacchi ormai le macchine sono molto più brave, no? degli uomini naturali, e l'intelligenza artificiale sta crescendo a ritmo vertiginoso, però l'idea che le macchine poi prendano il sopravvento è un'idea molto antica. Infatti nella conferenza al teatro sull'intelligenza artificiale faccio vedere quali sono le origini letterarie, diciamo, di questo mito. Il mito di Pigmalione, per esempio, di Galatea è già quello, no? È l'idea che uno scultore può fare una statua così bella che si assomiglia talmente tanto a una donna, no? che vorrebbe che quella fosse veramente, no? Una donna, no? E in realtà è il mito del golem, ad esempio, Frankenstein, l'apprendista stregone di Goethe, che poi è diventato un film di Walt Disney, no? Con la scopa che andava avanti e indietro. E questo tema della macchina che scappa di mano e che diventa poi alla fine un problema per il suo inventore è un tema che pervade tutta la letteratura, o perlomeno tutta una parte della letteratura. Quindi i letterati ci hanno messo in guardia. E noi continuiamo ad andare avanti, a proposito del correre verso il burrone. Questo è un altro dei motivi che fanno pensare che l'umanità potrebbe appunto alla fine decretare la sua fine.